Primi tre punti tra le mura amiche per il Pineto, che supera di misura il Vasto Girardi 2-1 grazie alla rete decisiva di un giovanissimo Verdesi, oggi particolarmente in palla. Nel 4-2-3-1 iniziale di Amaulo mancano Della Quercia infortunato e gli acciaccati Pepe, Tomassini e Palumbo partono dalla panchina. Spazio a Sabatini e Salvatore in difesa, mentre Esposito agisce alle spalle di Olcese, terminale offensivo. Conferma il 4-4-2 anche negli uomini Prosperi, che si affida all'estro di Guida alle spalle della coppia d'attacco Mercai-Camarà. Primo tempo equilibrato con i biancazzurri locali che approcciano bene alla prima vera occasione e passano in vantaggio al quarto. Gran bella intuizione di Verdesi, che calcia a rientrare dalla destra mettendo in apprensione la difesa ospite. La sfera ribattuta arriva Dolcese, che raccoglie e deposita il piattone in fondo al sacco per l'1-0 locale. Dura pochi minuti però il vantaggio biancazzurro, perché al 13° gli altomolisani pareggiano al termine di un'azione insistita con Guida, che si ritrova da solo davanti a Mercorelli e lo fredda con un preciso diagonale. La gara è godibile, agonisticamente combattuta tra le due squadre che si annullano a vicenda senza creare grandissime occasioni al di fuori di quelle vincenti. Alla mezz'ora matura il nuovo vantaggio biancazzurro, percussione di D'Angelo che cambia gioco sulla destra per Bugaro, lo scarico al limite dell'area per il classe 2002 Verdesi, che con una gran conclusione supera Guerra e fa 2-1 in una giornata da incorniciare. Nel finale di primo tempo i biancazzurri rischiano sulla girata in area di Mercai, ma Mercorelli è pronto e chiude sul primo palo spedendo in corner. Nella ripresa Pineto subito pericoloso all'8° quando Nicolao, tra i migliori, pennella in area il traversone per Esposito, che raccoglie sulla destra ma spara al lato e reclama il corner. Ancora Pineto al 20° si fa vedere con una punizione defilata di Nicolao, provvidenziale l'anticipo della difesa sul neoentrato Ciarcelluti ben appostato sul primo palo. 7 minuti più tardi si fa pericoloso il Vasto Girardi nel tentativo di recuperare le sorti del match. Guida se ne va sulla destra e calcia da posizione defilata, costringendo Mercorelli ad alzare in corner. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina gli ospiti reclamano per un presunto fallo di mano in area, ma il direttore di gara fa proseguire. Stessa decisione per Romaniello di Napoli anche al 35° quando a reclamare è invece il Pineto, che lamenta un tocco di Raucci. La girandola di cambi per i due tecnici non porta a sostanziali pericoli. Il Pineto sembra poter controllare la gara e il Vasto Girardi non riesce ad essere incisivo sotto porta. Ci si affida così alle conclusioni dalla distanza, come la gran bordata di Ruggeri al 41°. Mercorelli non riesce a bloccare e si salva come può. Ma è il Pineto ad avere a tempo scaduto l'occasione più ghiotta in contropiede con Tomassini, che, servito da Esposito, calcia addosso a Guerra. Proprio prima del triplice fischio, tegola per il Pineto con Ciarcelluti, che commette un'ingenuità a centrocampo e si fa espellere. Rosso diretto per l'attaccante, che salterà così il derby di domenica prossima all'Aragona di Vasto. Primo stop stagionale invece per il Vasto Girardi, che torna a casa a mani vuote. Mister Daniele Amaulo, arrivano i 3 punti anche in casa con una buona prestazione oggi della squadra, della tua squadra. Sì, anche perché di fronte avevamo una squadra che sta facendo bene, organizzata, abbia le ripartenze, e quindi anche Vasto Girardi veniva ad un risultato positivo. Infatti si sono resi pericolosi in qualche circostanza, però noi abbiamo provato a fare la partita e secondo me abbiamo vinto con merito. Abbiamo rischiato pochissimo, soltanto nei minuti finali qualche palla buttata dentro, e potevamo ripartire meglio, essere più incisivi nelle ripartenze, perché c'era la possibilità per fare il terzo gol e non l'abbiamo fatto, quindi abbiamo dovuto soffrire fino alla fine. Però sono situazioni che sappiamo, su cui dobbiamo lavorare. Oggi abbiamo trovato un po' di equilibrio, un po' di solidità, ecco, rischiando pochissimo nella seconda parte della gara, quindi stiamo sulla strada giusta. È un derby difficile e importante, quindi la stessa vorrà riscattarsi la sconfitta odierna, e bisogna prepararsi bene, interpretare bene la gara, che domenica sarà un'altra battaglia e a cui dobbiamo dare delle risposte. Ma probabilmente è mancato un po' di furbizia, un po' di qualche dettaglio, in qualche episodio non siamo stati magari bravi, però credo che non meritasse la sconfitta il Vasto Girardi, credo. Non dico un'eresia se dico che non meritavamo assolutamente di perdere.
Sicuramente un primo tempo abbastanza equilibrato, anche l'inizio della ripresa, poi forse siete venuti un pochettino meno. Ma il primo tempo, se lei dice equilibrato, mi prendo quello che dice lei. Onestamente dal campo la sensazione non era quella, però ripeto, devo rivedere la partita per dare un giudizio più completo. Molta amarezza nelle sue parole. Ma sono amareggiato per il risultato, perché secondo me la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Sono assolutamente convinto di quello che dico, ha fatto un'ottima prestazione di fronte a una squadra, una delle candidate a vincere il campionato. Quindi normale, c'è amarezza per il risultato, perché mettere nella propria metà campo il Pinetto per tanto tempo non è una cosa semplice, non è... È normale, loro sono una buona squadra, una squadra forte. Siamo venuti a giocare la partita, peccato perché potevamo raccogliere qualcosina in più.